Benvenuti a Meet & Match. Siamo in The House, laboratorio urbano in Milano, progetto in collaborazione di Iloan e Linea Pelle. Sono qui con Riccardo Marchesi, un ingegnere che ha creato una startup, Knitronics, nel mondo del tessile, del smart textile. Knitronics è una startup che produce sensori in tessuto. La caratteristica dei nostri sensori è che non hanno dei componenti elettronici applicati su un tessuto, ma è il tessuto stesso che funge da sensore. Riusciamo a rilevare la pressione, la temperatura e la presenza di liquidi. Quindi io posso realizzare, se ho capito bene, un tessuto che ha poi delle capacità, delle caratteristiche di creare dei circuiti a seconda poi delle reazioni che avvengono attraverso, non so, pressione oppure diciamo dei liquidi. Quindi immagino con applicazioni in campi vastissimi. Sì, spaziamo dai dispositivi di rilevamento della presenza dei bambini sui seggiolini delle auto, ma lo stesso concetto può essere applicato a un divano, a una poltrona, per monitorare se c'è qualcuno a sedere sopra o la postura. Possiamo verificare la presenza di un liquido che potrebbe essere un'applicazione, non so, per un bracciolo di un'automobile, dove quando uno si dimentica il finestrino aperto e piove dentro l'auto, l'auto si accorge della presenza dell'acqua e automaticamente chiude il finestrino. Proviamo a sperimentare qualcosa insieme. Fammi capire. Per esempio questo sensore del liquido, come funziona? Il sensore del liquido che qui vedete in forma grezza, diciamo, come viene prodotto, in questo caso è stato accoppiato a uno strato di pelle traforata e qui abbiamo messo un LED che segnalerà quando il sensore si accorge che il liquido è presente. Vado a versare un po' di liquido sulla pelle ed ecco che immediatamente il LED si accende segnalando la presenza del liquido. Ma qui io vedo per esempio anche un tessuto di rame. Questi sono dei tessuti che vengono utilizzati per il design in generale, specificatamente per l'interior design. Qui abbiamo fatto un piccolo intervento, diciamo anche qui, di accoppiatura. Abbiamo preso una pelle e abbiamo inserito al suo interno, quindi nella parte inferiore, un sensore. Che sensore è? Questo è un sensore di pressione, quindi si accorge quando questo tessuto viene premuto in questa maniera. Il sensore si limita a rilevare un cambiamento di stato dell'ambiente che lo circonda. Il segnale poi normalmente è inviato a un'elettronica e l'elettronica poi lo interpreta il segnale e lo trasmette in un'azione, che potrebbe essere un'email che viene inviato, un SMS o qualsiasi altro tipo di azione, una luce che si accende. Knitronics in realtà è uno spin-off di un'azienda madre che produce tessuti metallici per interior design e per il settore industriale. E Knitronics parte da questi materiali e li trasforma in sensori, perché i tessuti della casa madre sono tessuti che sono passivi. Ci sono dei tessuti in acciaio, cotone o rame, o un mix dei tre, come in questo caso qua. Ma questa startup è nata da un'esigenza o di mercato, da una richiesta o da una idea? È nata un po' da entrambe. Circa 10 anni fa c'è stato un po' un boom della tendenza dei tessuti intelligenti. Mi sembrava una buona opportunità. Ora ci stiamo affacciando sul mercato, abbiamo già avuto dei contratti abbastanza importanti con delle aziende che producono i sistemi di rilevazione della presenza dei bambini sui seggiolini delle auto. Stiamo lavorando. Certo, quindi questo non è solo un progetto sperimentale, però ha già delle sue concrete applicazioni industriali. Assolutamente, abbiamo dei clienti che comprano da noi da circa 5 anni dei sensori e vengono utilizzati nei simulatori medicali. Quando il medico o l'infermiere deve imparare, per esempio, a palpare l'addome, in questi simulatori addominali vengono inseriti dei sensori in tessuto che monitorano
come viene fatta la palpazione. La mission di The House poi in realtà è questa, cioè quella di trasferire le tecnologie al mondo concreto della moda, dell'interior e anche, diciamo, dell'automotive. Complimenti per la tua idea assolutamente innovativa. Grazie a voi, grazie a voi. Meet & Match da The House, arrivederci.